siamo finalmente qui con la mia coinquilina Mubi. Siamo riusciti a fare un video assieme. Sono emozionatissima di essere sul tuo canale. Questa qua sarà una challenge tra coinquiline. Abbiamo deciso di sfidarci in una prova di cucina. Visto che lei di solito ha un pochino più di problemi in generale, quindi, e lo saprete perché se avete visto gli altri miei video sapete che tipo di problemi ha con il fuoco questa persona. Scusate l'intrusione, ma devo fare una piccola aggiunta alla registrazione che abbiamo fatto l'altro giorno. Visto che ho sempre detto che lei era una piromane, ha ben voluto darmi ragione bruciando malamente i suoi pantaloni. Guardate che buco, ragazzi, è un buco, eh? È un buco. No! E la sua maglia. Cioè, ragazzi, guardate, guardate. E poi non dite che non ve l'avevo detto, eh? Guardate che piromane. Sei una piromane. Sono andata in ospedale. Prepareremo una frittata e le nostre verdure preferite. Perché è il mio pezzo forte la frittata. Sì, e lei dice che è il suo pezzo forte. Se siete pronti, vi lasciamo al video. Io sono la squadra verde, lei è la squadra rossa. Abbiamo veramente anche tipo le tovagliette stile prova del cuoco. Allora, il pubblico è pronto per vedere una sfida fantastica quest'oggi. Dobbiamo prepararci il pranzo, seriamente, perché abbiamo una fame che moriamo. Perché sono le quasi le tre. Sono le zucchine e le melanzane. Cioè, noi andiamo avanti a zucchine e melanzane per tutta la vita. La mia è anche mezza marcia, tipo. Io mi sono dimenticata la forchetta, come le sbatto le uova? E per questo io ho preso il cucchiaino. Ah, perché te le sbatto col cucchiaino? Iniziamo! Iniziamo! Dalle uova? Io inizio dalle verdure. Che schifo pure. No, no, fai vedere in camera. Ho preso la cipolla perché mi piace mettata con la cipolla rossa. Quindi prendo dei pezzetti e li butto dentro. Ragazzi, io non dico niente, Oh, no, mi sembra di essere a cucire da incubo, tipo. Vieni, buona! Capodanno sono tutti impazziti. Capodanno sono tutti ubriachi e nessuno capisce niente. Quindi si mette un goccio d'olio. Si gira un po'. Wow. Oddio! Con i viustecchini. Ah! Scusa, non c'è spazio. No, cacchi tuoi! Tienilo nel tuo tagliere. Brutta squadra verde, che non sei altro. Tu dovrai mangiare il mio, io mangerò il tuo. No, no! Ma scusa! No. Io dovrei mangiare sta roba. Scusa, ma ti fidi di me? No! Ti assaggio un pezzo. Va bene. Muriel, ma ti hai lasciato il fuoco acceso con l'olio? Sì. È basso, guarda quanto. Ho capito che è basso, ma è lì da tipo 5 minuti. Ma è basso. Guarda quanta cipollina, yeah. C'è odore di bruciato, muoviti. Sì. È un po' più di cipolla, scusa. Il problema sai qual è? Che tu l'hai messa cruda. Io la cuocio. Te questa qui te la rutti fino alle 8 stasera. No. Guardate che casino che ha fatto. Sì, guarda come sono precisa io. Sì, parla l'ordinata. Adesso ci spostiamo sui fuochi per finire di cucinare sia le verdurine che la frittata. Andiamo, raga! Sbratto! Perché esce il fumo? Fuma che fuma, va tutto in fumo. Tra poco sai che devi saltare la frittata, vedi? Sì, e l'ho già fatto un sacco di volte. Vai! No! Sì, e l'ho già fatto un sacco di volte. Vai! No! Brava Muriel! No! Felipe, non ero! Ma cosa fai? Che confusione, che cuoco pasticcione. No, io non la mangio, scusami. Guarda. Bella. Perfetto, Muriel, grazie. Prego. Però ancora dov'era? Che c'era un buco. Eccoci qua, adesso sta a me. Easy, Alice Venturi, parla, ma qua. Perché a me le cose condite col pepe non piacciono. A me le cose cadute per terra non piacciono. È il momento di aggiungere l'uovo, perché vuol dire che la cipolla è cotta, Muriel. Cotta. Per raggiungere l'uovo in tutti gli anfratti. Che brutta parola, anfratti. Ecco il salto. No! No! Quelle cose cadute per terra non piacciono. Che confusione, che cuoco pasticcione. Terra, è tutta per terra. Che tristezza, la mia frittata. Che tristezza, raga. Pronti? Aggiungi sale, eh. Allora, assaggia un pezzo del tuo, io assaggio un pezzo del mio e poi assaggiamo un pezzo dell'altro. Di che sa? Del
assaggiata, ne assaggiare la tua. A me mi piace, senti. Qual è che non è caduto? Ma non è caduto! Eh no, insomma! È sciocca! Eh? Sciocca! Cosa significa? Sciapa! Non è vero! Sì. Anche la tua! No! È vero! La tua è sciocca! Anche la tua! Dammi un pezzo di zucchina e di melanzane. Amore, è dolce, ma dolce, eh? No, assaggiati un pezzo, dimmi se non è dolce. È troppo bello. Ok, assaggiati se dimmi se non è dolce. Sì, ma le melanzane non devono essere dolci. Che ci ho messo per farlo dolce? No, questi sono i tuoi poteri, Muriel, io non c'entro, eh. Ma che roba è? Un quarto d'ora per pulire per terra perché le uova sono date ebrio. Stai zitta, c'era anche il... Ne sono qua due. Buon appetito, amore. Che c'è? Ta-da! Quanto siamo brave! La verità è una. Ci siamo giocate ogni possibilità di avere degli amici a mangiare da noi con questo video. Cioè, nessuno vorrà più venire a mangiare se cuciniamo io. Un po' di figure di merda. Era la più buona il mio piatto. Ma... il suo era pieno di pepe. Questa verdura era sciocca, come dice lei. Bugiarda! Lei ha continuato a mangiare con il barattolo del sale davanti perché ogni 3x2 salava qualsiasi cosa. In realtà dobbiamo migliorare entrambe. Muriel un po' di più. Io avevo intenzione di fare un altro video con lei. Abbiamo appena deciso che se questo video arriva a 15.000 likes e facciamo la seconda parte della challenge più difficile, decidete voi che cosa dobbiamo fare in casa. Muriel, sii più contenta per favore. Ma io perché non so fare niente in casa? Facciamo la seconda parte molto molto più difficile. Hard edition. Non mettete mi piace. Sì sì sì, mettetelo. Dai dai. Mi raccomando, andate anche a vedere il video che abbiamo fatto sul canale di Muriel, che è un most likely to. Quindi se ci volete conoscere un po' meglio in quanto coinquiline, dovete andare a vedere le domandine. E basta. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Se vi siete divertiti, avete la faccina likes come i leggings di Muriel, lasciate likes come abbiamo detto. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale di Muriel. Siamo tutti assieme all together una grande famiglia. E basta, ci vediamo nel prossimo video che sarà lunedì. Non so a che ora, perché lo sapete che io non sono mai puntuale, però tecnicamente è alle 2. Muriel, ciao. Ciao. Ciao.